Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli che professano la fede nel Cristo Salvatore, asceso alla tua destra nella gloria, e fa che secondo la promessa sentiamo la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei tempi.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120, e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsaba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto di questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente e l'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e
attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Giovedì abbiamo celebrato la festa dell'Ascensione del nostro Signore Gesù Cristo e quando studiavo a Gerusalemme avevo l'opportunità di visitare la Chiesa dell'Ascensione. Questa chiesetta si trova presso il Monte degli Ulivi, il locale dove, secondo antica tradizione, Gesù ascese in Paradiso 40 giorni dopo la sua risurrezione. Nel centro di questa chiesetta c'è una peculiarità, una lastra di pietra sulla quale si ritiene che siano rimaste impresse le impronte dei piedi di Cristo nel momento in cui saliva al cielo. Le impronte sono assai grandi e abbiamo notizie di questa lastra solo dal Medioevo in poi. Ma il fatto che Gesù abbia lasciato qualcosa di sé su questa terra parla del significato del Vangelo di oggi. Il mistero dell'ascensione parla non solo del fatto che Cristo è tornato dal Padre, ma anche della maniera in cui Cristo rimane sulla terra. Gesù non ci lascia orfani, non ci abbandona, nonostante la sua ascensione. Infatti, Gesù rimane con noi in maniera anche più meravigliosa che quando camminava su questa terra.
Gesù, prima che partì, ci ha lasciato la Chiesa che continua la sua missione di proclamare il Vangelo. Gesù comandò i suoi apostoli, i primi sacerdoti e vescovi, di seguire le sue orme. E attraverso l'insegnamento della Chiesa e la grazia dei sacramenti che Gesù continua ad essere presente tra noi. Siamo noi, i suoi discepoli, che rimaniamo sulla terra a portare il messaggio di Cristo a ognuno che incontriamo. Il lavoro che Cristo ha cominciato in Galilea e Giudea continuiamo noi, cristiani, in tutto il mondo. La presenza di Gesù viene sperimentata in questo mondo nella misura in cui viviamo le nostre vocazioni come discepoli. Il prete, celebrando i sacramenti, è lo strumento con la quale i fedeli possono incontrare il Cristo risorto. Ed i fedeli, vivendo il loro battesimo con fede, carità e speranza, diventano strumenti con la quale Gesù si manifesta in modo esplicito nella loro vita. Nel Vangelo di oggi Gesù spiega questa nuova situazione. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Siamo tutti preti, vescovi, suore, diaconi, laici, siamo tutti consacrati da Gesù di portare il suo Vangelo nel mondo. Siamo noi quindi l'impronte che Gesù lascia su questa terra. Tocca a noi di far sì che la presenza di Gesù viene manifestata in tutto il mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesi dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. A immagine della comunità apostolica, riunita con Maria nel Cenacolo, viviamo nell'attesa del frutto pieno della Pasqua, il dono dello Spirito Santo alla Chiesa e al mondo. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché lo Spirito Santo le conceda di vivere l'esperienza missionaria che spinse i primi cristiani a portare il Vangelo fino ai confini della terra, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per coloro che governano le nazioni, perché sentono la responsabilità di aiutare tutti, ma specialmente i più poveri e bisognosi, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per i cristiani che si trovano in situazioni difficili a causa della fede e per quelli che li fanno soffrire,
perché anche ad essi giunga la misericordia di Dio, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per tutte le mamme del mondo, perché siano sempre amate e rispettate dalle loro famiglie, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per Adelina Foti e Giuseppe Agozzino, per cui questa messa è stata offerta, preghiamo, ascoltaci, o Signore. E per tutti i nostri cari defunti, che il Signore li accolga nel Regno Celeste, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Compi in noi, o Padre, la promessa del Tuo Figlio, manda il Consolatore, perché rinnovi la Tua Chiesa e stabilisca fra tutti i popoli il vincolo della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Dopo la risurrezione, Egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Thank you.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Il nostro pane quotidiano e
liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, Tu la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Ascoltaci, Dio nostro Salvatore, e per questa partecipazione ai Tuoi santi misteri, donaci la serena fiducia che tutto il corpo della Chiesa si unirà a Cristo suo Capo nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.